Buongiorno a tutti, oggi impareremo come rileggere una pagina su Wikisource. Wikisource è la biblioteca digitale che raccoglie libri con licenza libera, quindi testi o in pubblico dominio o rilasciati sotto licenza libera. Delle diverse attività che si possono fare su Wikisource, rileggere una pagina è l'attività più semplice ed è quella che vedremo oggi. Come vedete, questa è la pagina principale di Wikisource, qui sulla destra c'è la rilettura del mese. Quindi possiamo collaborare alla rilettura del mese che è I viceré di Federico De Roberto, oppure possiamo scegliere un libro a nostro piacimento. Andiamo a vedere qui in questo link c'è un elenco di testi che sono solo da rileggere, quindi su cui non c'è da fare altro, e andiamo a vedere quali sono. Cerchiamo di sceglierne uno non troppo complesso. Vediamo che qua ce ne sono diversi di Salgari e scegliamo un testo di Salgari, I naufragatori dell'Oregon. Come vedete, qui c'è tutto l'elenco delle pagine che compongono questo libro. Noi dobbiamo cercarne una che ha questa iconcina di fianco, quindi tre quadratini arancioni che indicano che la rilettura non è ancora stata fatta. Mentre invece le pagine segnalate con tre quadratini verdi sono già a posto, sono già state rilette. Quindi noi cerchiamo una pagina e come vedete qui ci sono le due versioni del libro, qui sulla destra la scansione del testo originale, qui sulla sinistra la sua trascrizione. Noi dobbiamo assicurarci che la trascrizione sia identica al testo originale e se non lo è, correggere gli errori. Ecco, per esempio, qui vediamo che sulla trascrizione c'è scritto to con l'h, mentre invece nel testo originale c'è to con l'apostrofo e senza h, quindi questa è una cosa che sicuramente va corretta, perciò clicchiamo modifica. E la scansione resta uguale, invece si apre la casella di modifica. Andiamo a vedere l'errore che abbiamo trovato qui. Controlliamo che non ce ne siano altri. E bene, controllato che le due versioni sono uguali, possiamo cliccare su questa icona che indica che questa pagina è stata riletta e scrivere nel campo oggetto che cosa abbiamo fatto. Pubblica le modifiche. Ora vediamo che l'errore che abbiamo trovato è corretto e abbiamo imparato come rileggere una pagina su Wikisource.